Salve a tutti e ben ritrovati con questo nuovo video per il libro del martedì. Quest'oggi vi parlerò di un libro che ha suscitato grande attesa in vista della sua uscita che è avvenuta a fine gennaio e che ad oggi è già balzato in cima alle classifiche delle vendite. Sto parlando dell'attesissimo seguito di Shining, dell'autore quindi Stephen King, e per la precisione di Dr. Sleep. Edito dalla Sperling & Carter, come sempre, prezzo di copertina 19,90 euro per un totale di 517 pagine. Premetto subito che non ho letto Shining, però vi posso assicurare che Dr. Sleep si fa comprendere perfettamente anche in maniera autonoma, in quanto quei passaggi che fanno riferimento appunto al libro precedente vengono spiegati da Stephen King, in modo tale che il lettore non si perda nei meandri della trama, dell'altro volume. Quindi un libro che, ripeto, si può leggere perfettamente da sé, anche se ovviamente chi ha letto il primo può gustarsi di tutta una serie di particolari in più. Per quanto riguarda la trama, invece, parte dal 1981, quindi da diversi anni fa, almeno per le prime 200 pagine, durante le quali l'autore mette sul palcoscenico tutti i vari personaggi, percorrendone le vite nel corso di tutti questi anni, quindi dal 1981 fino ai giorni nostri. Dopo questa fase, il tempo della narrazione diciamo rallenta e si rimane appunto nel 2013, mentre invece il ritmo narrativo si fa più incalzante e ciò non può che giovare ovviamente al coinvolgimento della trama. Per quanto riguarda i personaggi ce ne sono tanti, come in ogni romanzo di King, però quelli fondamentali si possono riassumere in Dan Torrance, che era presente già in Shining e ritorna qui in veste di adulto, il quale appunto manifesta questo potere particolare che è lo Shining, detta anche luccicanza, la facoltà in pratica anche che porta appunto questi personaggi a predire il futuro, ad avere una sorta di telepatia, di telecinesi, anche qualche altra abilità molto particolare. Tuttavia, Dan Torrance, diciamo, non riesce bene a gestire questo Shining, e lo si nota sin dalle prime pagine, tanto che rischia di impazzire, soprattutto nel momento in cui questo potere gli fa apparire dei fantasmi che lo tormentano in maniera pericolosamente realistica. Così, per cercare di sedare questo suo potere, che più che un dono lui lo reputa una disgrazia, specialmente all'inizio, ricorre all'alcol in maniera talmente ingente da restarne succube. Per cui una delle sue problematiche fondamentali che si ripresenterà nel corso della storia è proprio questo suo conflitto con l'alcol e quindi questa sua battaglia per cercare di tirarsene fuori. Altro personaggio degno di nota è Abra Stone, che è una ragazzina, anch'essa dotata dello Shining, e inoltre si può definire a questo proposito una ragazza prodigiosa, in quanto il suo livello di questo potere è particolarmente elevato, sopra la media. C'è chi poi è interessato a questo potere per altri motivi, nel senso che diciamo, lo utilizza addirittura come fonte di nutrimento. E sto parlando di un'organizzazione alquanto sopra le righe, chiamata Il Vero Nodo, che è un'organizzazione itinerante, quindi che si sposta continuamente, non ha una dimora fissa. E ognuno si attribuisce, diciamo, dei nomi alquanto pittoreschi. La particolarità di questa organizzazione, appunto, è che si nutre della luccicanza attraverso una particolare forma di vampirismo che mi ha ricordato quelli che erano i vampiri della mente di Danza Macabra di Dan Simmons. Quindi una forma di vampirismo che attacca diciamo, l'essenza dell'individuo. Anche se quei vampiri tratteggiati da Dan Simmons erano di tutt'altra pasta. E infatti forse
Questo, diciamo, è l'unico aspetto che non mi ha convinto appieno di questo romanzo, ovvero la pasta, appunto, tra virgolette, con cui King ha caratterizzato questi antagonisti, che appunto non presentano quella minacciosità, quella malvagità spietata che abbiamo conosciuto in molti altri suoi romanzi precedenti. D'altro canto, però, questo aspetto viene compensato dal fatto che questi nemici, tra virgolette, acquistano una dimensione più concreta e umana, in quanto non sono i classici malvagi che agiscono per il puro piacere di fare del male, un male fine a se stesso, ma sono costretti a farlo per via di una serie di problematiche incresciose che gravano all'interno di questa organizzazione, spinti da diciamo, questa situazione, appunto, essi sono costretti a compiere degli atteggiamenti efferati. Ecco, questo quindi li rende appunto un po' dei personaggi un po' più concreti e credibili, in quanto anche loro, pur essendo il lato negativo per quanto riguarda i personaggi di questa trama, comunque non se la passano poi tanto bene. Ecco, il loro unico scopo non è quello di andare contro qualcuno o qualcosa, ma devono anche provvedere alla propria sopravvivenza. Problemi, diciamo, che non attanagliano solo il vero nodo, questa organizzazione, ma sono un po' sparpagliati su tutti i vari personaggi. Infatti ognuno ha delle problematiche, alcune delle quali per certi personaggi risalgono addirittura al passato e nonostante sia passato molto tempo, attualmente devono ancora combatterli. È il caso appunto dell'alcolismo di Dan Torrance, ma ce ne sono tante altre. Anche Abra Stone, diciamo, ha dei... King mette in risalto tutta una serie di questioni con la quale essa deve fare i conti. Innanzitutto, quella più lampante è che essa si trova a dover gestire spesso determinate situazioni di alto rischio e, diciamo, essendo in una fase preadolescenziale, è costretta a prendere delle decisioni abbastanza ardue che per una ragazzina della sua età sicuramente comportano non poche difficoltà, ma è indispensabile che essa diciamo, si comporti in maniera più matura di quanto l'età le consenta se vuole sopravvivere non solo lei stessa, ma anche tutte le persone vicine che le stanno intorno. Quindi questa caratterizzazione dei personaggi in questo romanzo mi è piaciuta particolarmente. Per quanto riguarda poi il ritmo della narrazione, vi ho detto che nelle prime 200 pagine si riscontra quello che è ormai una delle caratteristiche peculiari di King all'interno dei suoi libri, in quanto inizialmente prende sempre la trama alla larga, soffermandosi più su aspetti marginali, sulla quotidianità dei personaggi, su come conducono le loro vite, andando anche a tratteggiare puntigliosamente quelle figure che poi alla fine diciamo, non hanno un ruolo decisivo. E questo è un aspetto che molti criticano in quanto lo reputano particolarmente noioso e pedante. Però devo dire che invece a me piace anche questo carattere dei suoi romanzi, in quanto comunque sono sempre delle storie che devono suscitare patemi, inquietudine, ansia, attesa e trepidazione. Quindi è fondamentale che almeno inizialmente diciamo, si prepari il lettore a questa attesa, tanto si sa poi leggendo King che si arriverà comunque a un punto di rottura in cui gli eventi precipiteranno e ovviamente la storia prenderà una piega ben diversa. È il caso appunto di questo libro, come ho detto, e dopo queste prime 200 pagine la trama avrà un ritmo ben più incalzante e si susseguiranno tutta una serie di avvenimenti quasi senza respiro fino al finale, ovviamente. Quindi che dire, è un romanzo che mi è piaciuto molto e a mio avviso merita anche quello il numero di vendite e il successo che sta riscuotendo.
Tuttavia, ripeto, se non avete letto Shining, ma avete, e non avete letto neanche questo, e avete la possibilità di recuperare il primo, vi consiglio di leggere prima quello e poi il seguito, Dr. Slip. Detto questo, quindi il mio video finisce qui e vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo. Un saluto a tutti.